Salve, posso farle una domanda? Non le interessa? Posso fare una domanda? No, non me l'hai pigliata. No? Ok. Posso fare una domanda? Salve. Liberi.tv. La signora, vi state rimpallando, volevo sapere, come mai siete qui? Per curiosità, per... No, aderisco alla causa delle persone, cioè che hanno una sessualità libera, vogliono... Quindi comunque lei è di Cosenza, della città, ok. Secondo lei Cosenza è una città accogliente per le persone della comunità LGBT? Ma credo di sì, sostanzialmente sì, Cosenza è una città acculturata ed accoglie bene queste persone, accoglie tutti. Lei lo sa che comunque è da un anno che è stata approvata la legge sulle unioni civili, ha fatto un anno a maggio. Pensa che queste persone, le persone della comunità LGBT, abbiano il diritto di rivendicare i diritti che ancora però non sono stati del tutto approvati o comunque estesi anche alle persone appunto LGBT? Certamente sì, hanno diritto ad avere gli stessi diritti di ogni famiglia di fatto. Perfetto, io la ringrazio e le auguro buon Pride. Marco, perché è importante essere qui oggi al primo Pride Cosentino? Per manifestare il nostro orgoglio e il nostro diritto appunto di amare chi vogliamo. Perfetto, io ti ringrazio e ti auguro buon Pride. Anche a te, ciao. Grazie, ciao. Andiamo avanti. Ve la posso fare una domanda? Veloce veloce, dai, siete ben vestite, perché no? Dai, e oggi c'è il primo Pride Cosentino, voi cosa ne pensate? È una cosa giusta. Siamo pienamente d'accordo e solidali, infatti siamo venute qua proprio per sostenere questa manifestazione. Infatti. Perfetto, allora io a questo punto vi auguro buon Pride, visto che siete vestite benissimo, molto eleganti. E niente, dal primo Pride Cosentino fateci un saluto. Ciao! Ciao a tutti! Ciao ciao! Allora, vi posso fare una domanda veloce veloce, non vi rubo tanto tempo. Come mai è importante essere, diciamo, qui oggi per questa manifestazione colorata? Per la diversità, per diciamo dare un sostegno alla diversità in generale, perché la diversità è un diritto, essere diversi fra virgolette, cioè essere normali, e quindi siamo qua a sostenere. Io sono un'insegnante di sostegno e quindi anche la diversità come handicap, diciamo, va sostenuta, quindi mi fa piacere essere qua. Tra l'altro insieme alla comunità LGBT ci sono anche persone diversamente abili che comunque sono qui oggi con le loro carrozzine. Quindi io penso che comunque il sostegno di tutti possa cambiare in positivo le cose. Possa veramente dare un senso alla vita e anche un mondo colorato, come ha detto lei. Grazie mille, buon Pride. Grazie. Vi abbiamo beccato seduti, dai, una sola domanda, veloce veloce. Oh, non è vero, ma tanto non è che vediamo queste cose. Ah, tra l'altro questo è un Pride di tutti, di tutte le persone, disabilità, gay, lesbiche, trans, non ci interessa, bisogna... Anche una senza denti, comunque siamo persone. Certo, io sono la prima a sostenere questa cosa, siamo persone, non ci sono altre parole da dire. E basta, per me va bene così. In questo caso, diciamo, una manifestazione di diritti, molti quando vedono, parlano del Pride, pensano a qualcosa di scandaloso. Vedete qualcosa di scandaloso? No, io niente, ti giuro, guarda, io non l'ho visto, anzi è una cosa meravigliosa, cioè io non ho visto niente di scandaloso, anche se la prima volta magari uno pensa in questa città molto piccola, invece niente, sono delle persone eccezionali, si stanno comportando benissimo, tutti comunque. Perfetto, io la ringrazio e le auguro buon primo Pride Cosentino. Grazie a lei, arrivederci. Gay, ma questa è la premessa che fanno molte persone, quindi ho tanti amici gay, ma non sono d'accordo magari su qualcosa. Sono d'accordissimo, perché penso che anche i gay possono avere la loro vita e possono essere molto felici come lo siamo noi persone normali. Aia, hai detto una parola che non si dice persone normali, adesso ti bacchetto io. Persone etero, sessuali, perché persone normali è come se tu creassi un... No, assolutamente no, magari si può darsi che è una parola sbagliata, però normale nel senso, perché sono normali anche loro. Ah, ok, quindi ti sei salvata in calcio d'angolo. La normalità esiste, non esiste? Sì, esiste, per tutti. Magari, forse la normalità in questo caso è manifestare liberamente, diciamo, in una giornata... Sì. Manifestare loro amore senza avere problemi, critiche, essere offesi,
per cose inutili per me, perché giustamente sono come noi per me. Certo. Io in effetti questo cartello l'ho scelto con tanto amore, perché è vero, io ho molto amici gay e non ho problemi a camminare insieme a loro. Perfetto. Anzi, sono felicissima. Quindi ho tanti amici gay, ma sono qua oggi a sostenerli. Sì, assolutamente sì, e li sosterrò per sempre. Perfetto, ti ringrazio, buon Pride. Grazie anche a voi. Perché con questo bellissimo, diciamo, apparecchio colorato, dai, scusa, perché è importante essere qui oggi al Pride? Per sostenere il motivo per cui esiste l'orgoglio delle persone omosessuali, che non dovrebbe esistere, però purtroppo ancora esiste come manifestazione. Non ci dovrebbe essere più il Gay Pride, perché ormai l'omosessualità è una cosa che fa parte di sì, tutti noi. Anche se però magari ci esistono posti nel mondo, come ad esempio nella Cecenia o nell'Iran, dove purtroppo gli omosessuali vengono addirittura uccisi, se non addirittura torturati. Forse, diciamo, questa manifestazione è importante per continuare a ricordarlo a chi magari dimentica che siamo tutti persone. Certo, io posso solo ringraziare Dio di non essere nato in un paese di quelli là. Perfetto, perfetto. Grazie mille, buon Pride. Grazie, anche a voi. Grazie. Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Come mai è qui al Pride calabrese? Al primo Pride cosentino, non calabrese, chiedo scusa. Allora, io sono cosentino puro sangue. Vedere questi colori è qualcosa di straordinario. Rappresenta la pace che manca. Io ho quasi 60 anni. Io 30 anni fa mai avrei immaginato una manifestazione del genere. Vuol dire che la crescita culturale c'è l'accettazione da tutte le persone, che non tutti possono essere perfetti, anzi il perfetto ha il primo difetto, secondo me. Io credo che queste cose comunicano un grande segnale di civiltà e di amore, soprattutto quello che manca veramente in tutto il mondo. Dovrebbero esserci tutti i giorni queste cose, però le coscienze delle persone, di tutti gli umani, dovrebbero essere colorate. Perfetto. Sono contentissimo. Io le auguro un buon primo Pride cosentino. Grazie. E voglio fare anche per tutti questi ragazzi, ragazze, senza, diciamo, distinzione di età. E questo è quello che comuna veramente l'essere umano, che veramente si nasce e si muore, però bisogna vivere bene. In comunione e con la pace e le coscienze di tutti quanti noi. Grazie mille. Cosa pensa del primo Gay Pride cosentino? È una buona iniziativa. Lei pensa che Cosenza sia una città accogliente? Penso di sì, abbastanza aperta e civile. Benissimo, io la ringrazio e le auguro buon Pride anche se sta lavorando. Grazie a lei e lo stesso buon lavoro. Grazie mille. Sì. Allora, questo è il primo Gay Pride cosentino, cosa pensa? È una bella cosa, perché comunque è giusto che anche loro stiano qua e manifestano la loro identità. Secondo lei Cosenza è una città accogliente? E per accogliente intendo sotto tutti i punti di vista. Non credo molto, ancora hanno bisogno un altro po' di adattarsi a questi cambiamenti. Ok. Però diciamo queste manifestazioni fanno ben sperare. Sì, fanno ben sperare, perché aiutano anche le persone a vedere un altro lato della vita, della quotidianità di tutti quanti. Perfetto, io la ringrazio e le auguro buon Pride. Grazie. Grazie mille. Salve, le posso fare una domanda? Cosa pensa del primo Gay Pride cosentino? Mi sembra una buona iniziativa. Sono d'accordo con questa manifestazione di libertà e di diritti uguali per tutti. Secondo lei Cosenza è una città accogliente e inclusiva? Penso di sì, a tutti i livelli. La ringrazio e comunque le auguro buon Pride. Grazie, arrivederci. Grazie. Posso una domanda veloce a lui. Ok, a lui. Cosa pensa del primo Gay Pride cosentino? Finalmente qualcosa al sud di, diciamo, moderno. Sarebbe l'ora che questi ragazzi e queste ragazze, anziché andare a nascondersi al nord, si possano esprimere anche qui. Effettivamente questo è un lato che non è stato detto nelle interviste. Molti vanno magari al centro e al nord, anche a Napoli, per una maggiore, diciamo, libertà. Lei pensa che Cosenza sia una città inclusiva, accogliente? Sì, oggi sì, perché Cosenza è una città europea, ha un'università che a livello nazionale e anche internazionale, e sì, può esprimere anche questa modernità.
La ringrazio e le auguro buon Pride. Grazie, buona serata anche a lei. Grazie. In questo momento il corteo è partito veramente da pochi minuti e vediamo sfilare tutte le bandiere delle varie associazioni. In testa vediamo ad esempio quella dell'Associazione Radicale Certi Diritti, quella di Arci Gay che ha patrocinato l'evento, quella della Pace, ma anche Rifondazione Comunista, CGL, Polis Aperta. Ci sono tante associazioni che stanno manifestando per il colore, per i diritti di tutti. Salve Liberi TV, buongiorno, anzi buon pomeriggio. Lo sa che oggi c'è il primo Gay Pride Cosentino? Sì, sì, sì. Cosa ne pensa? Finalmente. Ok, finalmente. Lei pensa che sia uno spettacolo, come si è detto, scandaloso? Vede qualcosa di scandaloso? No, assolutamente. Lei pensa che ancora oggi sia necessario manifestare per i diritti? Non lo so, credo di no. Però Cosenza è o non è una città accogliente? Penso di sì. Perfetto, io la ringrazio e le auguro buon Pride. Grazie mille, buona giornata. Buonasera signore, visto che vi vedo interessata a fare le foto, da una domanda, cosa pensa del primo Gay Pride Cosentino? Sicuramente una cosa di lustro per Cosenza. E poi tutti questi colori nel mese di luglio è una cosa fantastica, a me piace come iniziativa. Perfetto, lei ci ha descritto... Sì, no, non ho nulla contro di loro, anzi portano un po' di movimento in città. Lei pensa che Cosenza sia una città accogliente? Sì, penso di sì, abbiamo tanti problemi che dobbiamo ancora risolvere, però penso che sia molto accogliente, penso che sia cambiata tantissimo negli ultimi 10 anni. Perfetto, io la ringrazio e le auguro un buon Pride. Grazie, anche a voi. Grazie. Ciao. L'abbiamo fatto apposta. Brave. Vi posso fare una domanda veloce? Cosa pensa del primo Gay Pride Cosentino? Ma è una bella iniziativa, speriamo che sia soprattutto una giornata tranquilla, che non ci siano problemi, visto che su Facebook si sono letti un po' di commenti negativi. Ma le sembra, perché spesso e volentieri si parla di scene nei Gay Pride che sono scandalose, le sembra di vedere qualcosa di scandaloso in questo momento? Guarda, in questo momento sta per passare da qui, quindi ancora non ho visto tutto quello che c'è da vedere, però scandaloso, se ne vedono così tante cose in giro, che non credo una manifestazione del genere possa suscitare così scandalo tra le persone. Omicidi, bambini uccisi da madri, sì. Insomma, si sentono così tante cose negative che alla fine sono manifestazioni di amore. Io la ringrazio e le auguro buon Pride, buon primo Pride. Grazie. La televisione stasera, guarda. Salve, posso fare una domanda? Cosa pensa del primo Gay Pride Cosentino? Io, se devo rispondere sinceramente, lo trovo autodiscriminante per chi partecipa a questa manifestazione. Io rispetto... Perché? Comunque almeno cerchiamo di capire. No, perché io rispetto il piacere personale, il gusto personale, però manifestarlo in questo modo, quindi andando contro la discriminazione dei gay, lo trovo discriminante, in quanto un etero pride non esiste, per cui... Si poteva fare una manifestazione per i diritti dei gay, eccetera, che ripeto, io rispetto ampiamente, però con una manifestazione un po' più meno animata, meno colorata, insomma, ho visto dei signori vestiti in modo particolare, cosa che torno a ripetere. Tipo, cos'è che diciamo la turba o comunque non le piace della... Lo stentare a me non piace, ma da una parte all'altra, cioè sia l'etero che ostenta questo suo essere etero che il gay che ostenta il suo essere gay, con un vestiti, colori, trucco, eccetera, per cui io non condivido, ripeto, hanno pari diritti miei che non sono gay, per cui sono pari a me, non dico che sono persone diverse o altro, hanno un gusto diverso, a me piace la cioccolata, a lei piace la crema, per cui è giusto che sia così, soltanto che non condivido una manifestazione tale che per me è autodiscriminante, anzi mi sento io discriminato da etero perché non faccio un etero pride. Potete farlo, cioè tra l'altro mi pare che l'ultimo, io ho visto su Facebook, si invitava a partecipare gli etero. Infatti io ripeto, essendo etero,
sono venuto per appoggiare i diritti gay, non la manifestazione in sé, perché la manifestazione a me non la condivido per come è fatta, non per quello che dovrebbe essere il suo fine. Tutto qui. La ringrazio e comunque io le auguro un buon Pride. Grazie, altrettanto. Salve, le posso fare una domanda? Cosa ne pensa del Pride, del primo Pride cosentino? Ma sono rimasta un po' male perché è politicizzato, mi aspettavo una festa meno di tendenza politica. E lei pensa che sia politicizzato da chi esattamente? Perché pare bandiere comuniste, COBAS, CGL, non sono d'accordo su questo, non sono. Perfetto. Delusa, sono rimasta delusa. Va bene, io la ringrazio, buon Pride. Vi blocco prima che sia troppo tardi. Là. Cosa pensa del primo Gay Pride cosentino? Finalmente, non so cosa aggiungere. Sì, finalmente. Arriviamo sempre un po' in ritardo, però alla fine è meglio arrivare che non arrivare del tutto. Assolutamente. Ti sembra una manifestazione, diciamo, scandalosa? Si dice sempre che i Gay Pride sono, ostentati, fanno vedere cose brutte. Ti sembra di vedere qualcosa di... Però non l'ho vista dal di dentro, però non penso proprio. Poi comunque, l'ironia, la goliardia ci sta nella vita, se no altrimenti... È anche un modo per beffeggiarsi del potere che comunque non sempre li ha inclusi, quindi alla fine ci sta tutto, secondo me. Perfetto, vabbè. Buon primo Pride. Ok, grazie. Ciao. Grazie. Cosa pensi di questo primo Gay Pride cosentino? Non saprei. Beh, pensi che... l'hai vista, la stai vedendo che sta arrivando. Pensi che sia un'investizione brutta, bella? Per me va bene, non ci sono problemi. Pensi che Cosenza sia... Condivido la loro scelta, quindi. Ognuno ha le proprie scelte. Perfetto, grazie e buon Pride. Altrettanto. Ne becco qualcuno, posso fare una domanda? Quello che vuoi, caro. Perfetto. Questo è il primo Gay Pride cosentino. Cosa pensa di questa manifestazione? Favorevolissimo. Era ora. Era ora. Mi dispiace che il sindaco non ha dato l'ok, ma come vede la manifestazione ad ogni modo si è fatta. Tra l'altro hanno aderito molti altri comuni come quello di San Giovanni in Fiore, il comune di Cleto, il comune di Verzino, il comune di Rende, tranne il comune di Cosenza che... Cosa le posso dire? Intanto c'è la manifestazione, sì. È partita. Il prossimo sindaco immagino che abbia la capacità poi di aprirsi a questo tipo di cose. Tra l'altro la risposta è stata abbastanza grossa perché hanno partecipato... Sono tutti qua a riprendere questa bellissima iniziativa che finalmente può mettere fine, speriamo, a questa annosa problematica. Basta, non se ne può più con queste discriminazioni di qualsiasi natura. Basta, basta, basta. Siamo nel 2017, dovremmo avere un altro tipo di atteggiamento. Perfetto. Sono cose più importanti. Perfetto, io le auguro un buon Pride. Grazie, altrettanto. Le posso fare una domanda velocissima, solo cosa pensa di questo Pride, primo Pride? Mi pare una cosa magnifica, meravigliosa, è un onore e gloria alla nostra città. Che è appunto al suo primo Pride cosentino, visto che... Assolutamente sì. Lei vede qualcosa di strano, diciamo, nel Pride? Dicono sempre che il Pride si vedono scene brutte, magari non lo so, lei vede qualcosa di strano? Assolutamente no. Non vedo nulla di strano, vedo che tanti ragazzi hanno aderito, stanno camminando tutti insieme, mi pare assolutamente fisiologico, naturale. Grazie mille e le auguro un buon primo Pride. Grazie anche a lei. Grazie. Scusi, posso farle una domanda? Cosa pensa del primo Gay Pride cosentino? Beh, è una bella manifestazione. Sono contenta per loro che riescono a manifestare qui in città e comunque noi siamo qui fermi ad ammirarli perché è anche una bella soddisfazione. Grazie, io le auguro buon primo Pride. Grazie, a risentirla, arrivederci. Grazie. Grazie, ciao. Salve, posso? Cosa pensa del primo Gay Pride cosentino che si sta svolgendo proprio qui davanti a noi? Penso che sia una, diciamo, rivoluzione sociale per il sud, ma per la città di Cosenza, una conquista per quanto riguarda i diritti non solo degli omosessuali ma di tutti. Beh. Io sono etero, ma credo che se io fossi stata omosessuale o lesbico, anche, diciamo, che se fossi stata discriminata per un qualcosa
sia allievo sessuale o no, io infatti vado a unirmi perché in questa lotta della resistenza e della rivolta finalmente sociale che si sta finalmente realizzando in un contesto come questo. Allora buon primo Pride! Grazie, salve, buona serata. Ciao, grazie. Salve signora, lo sai che c'è il primo Pride a Cosenza? No, cosa ne pensa? Non sa niente. Non sa nulla. Ci sono dei ragazzi e ragazze che fino a un anno fa non potevano ad esempio unirsi civilmente e essere famiglia. E loro manifestano perché i diritti continuino a essere tali. Speriamo, ma non c'è né pace né nulla modo. Grazie signora, arrivederci. Cosa pensa del primo Gay Pride Cosentino? Del primo Gay Pride Cosentino. Sì, in questo momento si sta svolgendo il primo Pride Cosentino. Cosa ne pensa? Io guarda, non ho niente né contro i gay assolutamente. Sono libere di manifestare le loro scelte. Che ben venga, ci dobbiamo adeguare un po', no? Lei pensa che Cosenza sia una città accogliente? Spero di sì. Spero, dovrebbe essere il mondo un po' accogliente anche verso i gay. Perfetto, io la ringrazio. Buona giornata. Anche a lei. Grazie. Posso farvi una domanda? Tu hai i capelli colorati e sta bene con il colore. Cosa pensi del primo Pride Cosentino? Che è una cosa fantastica, ci doveva avvenire molto tempo prima, però l'importante è che si è fatto. Pensi che ci sia differenza tra una coppia formata da due persone dello stesso sesso e una invece di sesso diverso a livello di famiglia, a livello di... No, assolutamente no, cioè è una domanda che non si pone in realtà per quello che penso io, perché l'amore non ha sesso, né orientamento. Perfetto, io ti ringrazio e ti auguro buon primo Pride Cosentino. Grazie anche a te. Ciao. Ciao. Grazie. Cosa pensa del primo Gay Pride Cosentino? Siamo molto contente, siamo arrivati un po' in ritardo, ma ce la facciamo. Ce la facendo. Lei pensa che Cosenza sia una città accogliente? Me lo auguro. Lo auguro per il futuro, sempre di più. Lei pensa, come ultima domanda, le chiedo, in questa manifestazione vede qualcosa di scandaloso, qualcosa di particolare? Ma assolutamente no, è una festa, come ho detto a mia figlia, è una festa colorata, con tante persone, si festeggia l'amore e stiamo andando a festeggiare anche noi. Grazie, allora buon Pride e buona festa, ciao! Io vengo là, sto arrivando, eh! Sì, una domanda, dai che sei fantastica. Una domanda. Così è. Dai, cosa pensi del primo Gay Pride Cosentino? È fantastico, noi siamo arrivate appena adesso, però so per certo che non ci smentiremo in quanto Cosenza è una città fantastica. Quindi accogliente. Nonostante tutto. Nonostante tutto. Accogliente, accogliente. Quindi via, buon Pride. Grazie. Ciao, grazie, ciao. Salve, cosa pensi del primo Pride Cosentino? Perché è un'iniziativa importante in questa città che è diventata conformista, assolutamente conformista. Penso che l'amministrazione ha rifiutato di dare la sua adesione. Sì, primo Pride Cosentino. Però altri comuni sono riusciti a darlo. C'è il comune di Renta, insomma. Sì, c'è il comune di Renta, il comune di San Giovanni in Fiore, il comune di Cleto, il comune di Verzino. Sono comuni democratici che riconoscono i diritti di tutti i cittadini. Anche perché questi cittadini che stanno manifestando, la maggior parte sono di Cosenza, pagano le tasse come tutti gli altri. Sì, che importanza ha dove si pagano le tasse? Cioè siamo ancora nello stesso paese, no? Certo. E quindi come cittadini di questo paese si deve godere di tutti i diritti, certo, della libertà, dell'uguaglianza e anche della fratellanza. Perfetto, io le auguro buon primo Pride Cosentino. Grazie. Grazie. Salve, posso farvi una domanda? Cosa pensa del primo Gay Pride Cosentino? È una bella manifestazione, un segno di civiltà della nostra città che cresce come cresce tutto il resto del mondo. Vede qualcosa di particolare, di scandaloso? No, ancora sono troppo distanti, no? Non si vede nulla. Si vedono bandiere, palloncini, poi di scandaloso non credo che ci sia nulla. Perché sa, magari dicono sempre che questi Gay Pride, chissà cosa c'è, che magari i bambini vedono qualcosa di brutto. Non è vero, non è vero, assolutamente, è una festa, basta. È una festa diversa, ma è una festa. Sempre festa, una festa colorata. Tutti i colori. Io le auguro buon primo Pride Cosentino, buona giornata. Buona giornata. Grazie anche a lei, grazie.
Grazie. Salve signora, cosa pensa del primo Gay Pride Cosentino? Beh, una manifestazione che comunque già in Italia sta andando avanti da tempo, quindi era ora magari che venisse organizzata anche qui. Lei pensa che Cosenza sia una città accogliente per tutte le persone e anche per le persone della comunità LGBT? Penso di sì, penso di sì. Perfetto, io le auguro buon primo Pride Cosentino. Grazie. Buona giornata. Altrettanto, salve. Grazie, grazie. Salve, cosa pensa del primo Pride Cosentino? Beh, sicuramente è una cosa positiva, è un'evoluzione positiva. Beh, pensa che Cosenza sia una città accogliente che comunque si apre, diciamo, ai diritti di tutte le persone? È abbastanza indifferente più che essere positiva. Credo che per lo più è tollerante, è già una cosa positiva questa. Perfetto, io le auguro buon primo Pride, buona giornata. Sì, grazie. Grazie. Ciao, ti posso fare una domanda? Cosa pensi del primo Pride Cosentino? No, io non parlo. Non parli italiano, non parli italiano. Solo inglese. Ah, vabbè, però sei qua per curiosità. Come mai sei qua che guardi, diciamo, ti piace? È bellissimo, io ti piace. A te piace? Sì. Ok, sì. Ok. Ti piace Cosenza? Ah, sì, sì, sì. Perché io sto qui 2 anni qui in Italia. So io ti piace italiano proprio. È Cosenza. Ah bene, ok, buon Gay Pride. Ciao. Va bene, ciao. Grazie, ciao. Salve signora, posso fare una domanda? Cosa pensa del primo Gay Pride Cosentino? Lei cosa pensa signora? No, non ho capito ancora niente. Questo è il primo Gay Pride calabrese, sarebbe la giornata dell'orgoglio gay che ogni anno viene... Non le interessa? No. Ok. Cosa pensi del primo Gay Pride Cosentino? Beh, è una bella cosa, cioè, cosa pensi? Guarda, finalmente, non vedevamo l'ora e Cosenza doveva averlo. E siamo appunto orgogliosi, è ridondante, però è questo, è l'orgoglio e la libertà che vogliamo manifestare a tutti. Perfetto, io ti auguro buon primo Gay Pride, buona giornata. Ci vuoi, eh? Grazie, grazie. Lei cosa ne pensa del primo Pride Cosentino? Che è una buona iniziativa per far conoscere a chi ancora non conosca queste tematiche, ma ormai sono all'ordine del giorno. Lei vede qualcosa di particolare, di scandaloso, perché molti dicono... Assolutamente no. Le sembra una manifestazione pacifica? Assolutamente. Perfetto. Cosenza, secondo lei, è una città accogliente, omofoba? Sì, no. Accogliente. Molto accogliente. Progressista, democratica e civile. Perfetto, io le auguro buon primo Pride Cosentino, buona giornata. Grazie. Anche grazie. A voi buon lavoro. Grazie. Signora, le posso fare una domanda? Lo sai che c'è il primo Pride Cosentino proprio qui nella sua città? Va bene. Lei cosa ne pensa delle persone che manifestano qua oggi per vedere riconosciuti dei diritti? Va bene, lasciamo i diritti, però a me non mi piace queste manifestazioni. Non le piace? Deve essere una cosa sola, una cosa già di loro. Ma mi è stupido così, non mi... Non le piace la manifestazione? No. Ok, va bene, grazie lo stesso, buona giornata. Prova il microfono, prova. Salve, una domanda, visto che siete con l'arcobaleno, sì. Una domanda veloce, cosa pensa del primo Pride Cosentino? Mi piace, perché io vivo nel rispetto degli altri, bene. Per me ognuno è libero. E lei pensa che Cosenza sia una città accogliente? Penso di sì. Fino adesso non ci sono stati problemi, quindi... Benissimo, io le auguro buon primo Pride Cosentino. Grazie, mi fa piacere, grazie. Buona serata. Cosa pensi del primo Gay Pride Cosentino? Allora, noi siamo qui perché uno dei principi, dei 7 principi fondamentali della Croce Rossa è l'imparzialità. Quindi a prescindere che sia il Gay Pride o che sia... Etero Pride. Etero Pride. Ok, perfetto. Cosa pensi del primo Pride Cosentino, signora? Sta bene. È una manifestazione, diciamo, che a Cosenza non si era mai fatta. Non si era mai fatta e dovrebbero farlo un attimo più spesso per far rendere conto alle persone che anche loro hanno gli stessi diritti nostri. Perfetto, pensa che Cosenza sia una città accogliente? Penso di sì, cioè non come penso io, però... Si sta aprendo, diciamo. Si sta aprendo, sì, si sta aprendo. Perfetto, io le auguro buon primo Pride Cosentino. Grazie. Grazie, grazie. Salve, posso? No, dimmi. Cosa pensi del primo Gay Pride Cosentino? Che penso? Penso che è una bella iniziativa. Cosenza è una città accogliente?
Guarda, io sono di Napoli, sto qua da 20 anni, carina, però non lo so. Boh. Va bene, grazie, buon Pride. Salve signora, cosa pensa del primo Pride cosentino? Penso che sia un segno di libertà per tutti noi, anche quelli che siamo eterosessuali, e quindi va assolutamente, bisogna starci dentro. Benissimo, io le auguro comunque una buona giornata e buon Pride. Grazie. Grazie. Salve, cosa pensa del primo Pride cosentino? Una manifestazione di civiltà sicuramente, una bella cosa per questa città, per tutta la regione forse. Pensa che Cosenza sia una città accogliente? Se non lo è stata finora, cercheremo di farla diventare accogliente, dai. Bella risposta, grazie mille, buon primo Pride. Anche a voi. Grazie. Salve signore, Liberi TV, sapete cosa si sta svolgendo qui oggi? Mi hanno detto, non lo so, che era il raduno dei gay. Sì, è il primo gay Pride cosentino nella provincia di Cosenza. Lei cosa pensa della presenza di tante persone qui oggi che manifestano per i diritti? Per curiosità, è pure per i diritti, hanno diritto perché loro ci nascono. Il Signore ce l'ha fatto, no? Non si diventa gay nel corso della vita, si ci nasce. Perfetto. E quindi hanno i diritti che ancora non ci hanno riconosciuto. Di due uomini o due donne che si sposano. Certo. Io sono d'accordo. Voi siete d'accordo? Quanti anni avete, signora? Non si chiede l'età a una signora, però glielo chiedo stavolta. Io ho 86 anni. 86 anni ed è di passaggio qui al primo Gay Pride. Primo Gay Pride cosentino, però si è fermata per curiosità ed è favorevole. Sempre, io sono stato un insegnante. Ah, un insegnante, beh, allora lei ha avuto un ruolo fondamentale, sì. Un ruolo fondamentale. Io la ringrazio davvero del contributo che ci ha dato, le auguro buona passeggiata. C'è tanto.